museo interattivo come pochi al mondo, io direi, perché di musei che si occupano di finanza con questo grado di interattività ce n'è solo un altro al mondo e si trova a Città del Messico. Noi trattiamo poi di un tema molto particolare, che è appunto quella della gestione del denaro, quindi non dell'economia in senso lato, ma dell'economia di tipo, diciamo così, micro, quindi della propria gestione del denaro. È nato circa 3 anni fa per essere un museo trasversale, sia per adulti che per bambini. Benvenuto, curioso viaggiatore. Ora che mi sono risvegliato, ti accompagnerò in questo viaggio. Ci sono dei percorsi didattici prestabiliti, indirizzati esclusivamente alle scuole di ogni ordine e grado, dove diamo la possibilità ai nostri alunni e ai professori di vedere contenuti indirizzati a dei temi specifici: moneta, imprenditorialità, finanze in generale. Vicino al tempio di Giunone Moneta sul Campidoglio, i romani costruiranno la zecca, che sarà messa sotto la protezione della dea Moneta. A quel punto sarà il linguaggio popolare a trasmettere l'appellativo della dea, dapprima alla zecca e poi a ciò che lì si produce. I bambini sono la vera motivazione per cui veniamo qua a lavorare, ci mettiamo tutta questa energia perché ci lasciano dei commenti straordinari, al di là di quelle che erano le nostre aspettative. Scrivono: questo è il museo più bello del mondo.